Con Patrizia Rappazzo, direttrice artistica della 28esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano, Anteo Palazzo del Cinema e su My Movies dal 22 al 30 ottobre 2021. Ben trovata come ogni anno. Buongiorno, sono molto contenta di essere ancora con voi. Quest'anno un'edizione molto molto ricca, abbiamo appena fatto la conferenza stampa 2 giorni fa e insomma siamo contenti. Madrina dell'edizione 2021, Sabina Ciuffini, che da Valletta è diventata madrina con grande gioia nostra, una icona rivoluzionaria della televisione italiana che quest'anno ci ha arricchito con la sua presenza. È un festival quest'anno veramente molto ricco che transita su 2 annualità, ottobre 2021, marzo 2022, perché vorremmo ritornare alle nostre date originarie della primavera. Per cui l'edizione è molto corposa, sono 80 titoli con 35 anteprime tra nazionali e premiere, quindi un programma veramente molto molto ampio che spazia in tutti i continenti. E poi ritorneremo in marzo 2022 a completare questa edizione. Abbiamo l'inaugurazione, siamo all'Anteo Palazzo del Cinema, siamo molto contenti anche di questa location che è molto prestigiosa nella città di Milano e per cui dà valore e qualità anche alla nostra manifestazione. Facendo un passo indietro, spieghiamo cos'è, qual è la caratteristica fondante del festival. Il festival, come sempre, riprende gli obiettivi iniziali delle sue primissime edizioni, cioè la promozione del cinema a regia femminile, la scoperta di nuovi talenti e anche di cinematografie sommerse. Per cui questo è l'obiettivo principale, che nel corso degli anni è stato sempre rinnovato e abbiamo sempre mantenuto la promessa, abbiamo veramente scoperto nuovi talenti, tanti talenti, tanto cinema dalle donne. E ancora oggi, sebbene siano passati 28 anni dalla prima edizione, sentiamo l'urgenza di un festival come questo che dia valore al lavoro delle donne non solo nel cinema ma in mestieri diversificati e in tutti i campi della cultura, per cui ci sentiamo assolutamente attuali, così come poi siamo anche nelle tematiche che noi affrontiamo. Quest'anno filo rosso la next generation, la resilienza, la capacità di resistere, di essere protagonisti attivi dei giovani, e infatti in tutto il programma 2021 è forte la presenza di cineaste e cineasti giovani che presentano la loro opera prima, anche seconda, ma sicuramente sono protagonisti attivi perché li abbiamo portati anche nella conduzione di panel, destinatari di ricerche che sono organizzate presso la Cattolica di Milano. Insomma, i giovani sono i protagonisti e quindi ci sentiamo veramente in linea con quelle che sono le tematiche da sviluppare in questo momento. Ancora grande spazio ai diritti umani, così come nella nostra tradizione, con tanti titoli che ci portano in luoghi diversi del mondo ma anche in Italia, per riflettere sulla necessità del lavoro per il raggiungimento della parità di genere e della violazione dei diritti umani e dei diritti civili naturalmente. Novità 2021, una sezione che si chiama Azzurro Pallido, che include titoli a regia maschile internazionali che si aggiungono ai titoli firmati da uomini della sezione Frame Italia, che tradizionalmente accosta la regia femminile a quella maschile, per cui abbiamo ampliato ancora di più lo sguardo, siamo contenti di questo, della dinamica, della necessità, della dialettica al di là dei generi. Gli orari e la struttura, come sarà organizzato il festival? Il festival ha una sua soluzione mista, abbiamo delle proiezioni in sala che si svolgono al Cinema Anteo e nella sala di Wanted Clan e poi si svolgeranno su My Movies. Tutto il programma comunque del festival è fruibile on demand. Abbiamo ancora una volta utilizzato questa formula in primo luogo perché quando abbiamo iniziato a progettare il festival quasi un anno fa ancora non avevamo nessuna coscienza di quello che sarebbe accaduto se la pandemia ci avrebbe ancora bloccato. Adesso siamo al 100% in sala, per cui siamo contenti, però abbiamo mantenuto anche l'online perché ci permette anche di ampliare il nostro pubblico a livello internazionale con appunto una partecipazione diretta sia in Italia che fuori Italia. Volevo
ricordare le nostre sezioni competitive: Nuovi Sguardi, dedicato ai lungometraggi internazionali; Sguardi Sconfinati, dedicato al cortometraggio internazionale. Abbiamo tantissime anteprime tra le due sezioni competitive: Frame Italia, che avevo già citato; Azzurro Pallido, l'inedita sezione; un'altra inedita sezione sarà dedicata a cinema, migrazione e psichiatria, in collaborazione con l'Università di Bologna, in cui saranno presentati dei titoli che riflettono sulla situazione tristemente attuale della migrazione e le ricadute anche in termini psichici, anche in termini proprio di vera e propria malattia mentale. Insomma, il festival lavora su tematiche diversificate che si calano nella contemporaneità sociale e politica internazionale, e quindi ci permettono di rileggere attraverso il cinema, di fiction e di documentario la nostra vita di oggi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguire il programma? Il programma e anche il nostro catalogo è scaricabile sul sito www.sguardialtrove.it. 28esima edizione a Milano all'Anteo Palazzo del Cinema e su My Movies dal 22 al 30 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Patrizia Rappazzo. A presto! Grazie, vi aspetto tutti, grazie mille.